preso spunto da un libro di Lovelock che si chiama Novacene, che descrive un futuro in cui le macchine, attraverso l'intelligenza artificiale, potranno risolvere i problemi che abbiamo creato noi. Gli studenti di questo corso di progettazione multimediale hanno interpretato questo libro ognuno in maniera originale per cercare di in qualche modo descrivere ognuno una caratteristica peculiare dell'intelligenza artificiale che non può essere, diciamo, descritta in maniera univoca con una singola tecnologia. Brad Garden è un'installazione che vuole unire l'uomo con la natura attraverso la ninfa. Quindi tramite appunto l'uso dei LED si va praticamente a far interagire l'uomo con l'albero attraverso anche dei suoni di feedback, il rumore stesso delle radici e l'evoluzione stessa appunto della nascita dell'albero sino alla sua morte, per far capire all'uomo quello che sta appunto succedendo col progredire della tecnologia e di come stiamo appunto pian piano distruggendo la natura. The Supermarket è una installazione interattiva e multimediale che parla su un futuro speculativo di dove si possono comprare bambini attraverso un supermercato. Quindi parla anche di bioetica e mette agli utenti in un futuro dove possono proprio fare il loro bambino. L'opera Push è la pura interazione attraverso i singoli dati e i singoli tasti, come se questa installazione rappresentasse attraverso i dati, attraverso i suoni, un'entità in sé che poteva processare varie caratteristiche, vari suoni, vari visual, in tutti quelli che erano i processi di interazione attraverso l'uomo. Interconnection è un'opera divisa in due cornici. Nella prima cornice, partendo dalla casa sulla cascata dell'architetto Wright, è chiesto ad un'intelligenza artificiale di vedere come gli artisti del passato, come ad esempio Klimt, Monet o Kandinsky, reinterpreterebbero l'opera data in pasto adesso. Nell'altro quadro invece si dà la possibilità a chi osserva l'opera di interagire con questa intelligenza artificiale, andando a creare attraverso il proprio movimento un'opera nuova, un'opera data dall'appunto movimento dell'osservatore.